Occorre rinvenire nel bene dell'Italia il limite oltre il quale non deve spingersi la discordia. Il presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Stefano Schirò, ha aperto con questa citazione la lettura della relazione sull'amministrazione della giustizia in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario della Corte d'Appello del capoluogo abruzzese, citazione tratta dal patrimonio culturale lasciato proprio da un illustre abruzzese, Benedetto Croce, e ricordata anche dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Alla cerimonia che si è tenuta nell'auditorio ma intitolato al generale Florio della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, presente un ricco parterre di ospiti civili, militari, religiosi, i giudici togati seduti negli scranni hanno ascoltato il presidente che ha esposto i dati riguardanti l'attività giudiziaria abruzzese. Cresciute del 41% le sopravvenienze, passando da 1129 a 1592. Aumentate del 102% le definizioni, passando da 939 a 1893. Impennata poi della produttività media per magistrato con un incremento del 209%, passando da 69 provvedimenti a 213. Situazione stagnante per le pendenze, positivi i dati relativi all'andamento della durata media dei procedimenti contenziosi, diminuiti da 2.124 giorni a 1.305. Quanto al contenzioso del lavoro e previdenziale, al 30 giugno 2011 erano pendenti 572 procedimenti in materia di lavoro e 1.341 in materia previdenziale, mentre alla data del 30 giugno 2012 la pendenza è risultata di 948 cause in materia di lavoro e 1.032 cause di previdenza. Va comunque segnalato il raggiungimento in Corte di Appello della maggior parte dei tribunali dell'obiettivo dell'inversione del rapporto tra il numero delle sentenze civili emesse e quello delle nuove iscrizioni. Risultato conseguito, oltre che attraverso l'impegno di lavoro sempre maggiore da parte di magistrati e personale di cancelleria, anche per effetto della diffusa adozione di progetti di riorganizzazione complessiva dei settori civili. Il raggiungimento del menzionato obiettivo di inversione del rapporto tra il numero di sentenze civili emesse e nuove iscrizioni ha influito sulla diminuzione delle pendenze presso la Corte d'Appello, passate da 9.087 al 2003 con un decremento percentuale di meno 1% e presso i tribunali con una flessione del meno 3%, sembrando costituire conseguenza di un errore materiale il dati di segno inverso forniti sul punto dal Ministero della Giustizia. Negli uffici del giudice di pace si è riscontrata complessivamente una diminuzione delle pendenze pari a meno 3, anche se dovuta principalmente alla flessione delle sopravvenienze, essendo le definizioni, come già detto, a loro volta diminuite. Quanto alla giustizia penale, ha rincarato il presidente Schirò, nella Corte di Appello le sopravvenienze per ciò che concerne gli ordinari sono passate da 3.659 a 2.992 con un decremento del meno 18% e le definizioni sono diminuite da 5.577 a 4.173. Le pendenze finali si sono ridotte da 8.300 a 7.119 con un decremento del meno 14%. Va segnalato poi l'impegno della Procura dell'Aquila nelle indagini relative a fatti conseguenti al terremoto. I filoni criminosi derivanti o favoriti dal sisma possono essere suddivisi in tre grandi filoni riguardanti l'accertamento delle responsabilità nei crolli di edifici che hanno comportato la perdita di vite umane, i reati legati alla ricostruzione e il rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali nella ricostruzione. È prevedibile che l'arrivo di ingenti capitali pubblici per la cosiddetta ricostruzione degli aggregati gestiti direttamente dai privati con la scelta diretta delle ditte costruttrici costituirà volano per le infiltrazioni di ogni tipo. Ricordato con affetto e stima il contributo apportato dall'ex procuratore capo Alfredo Rossini, venuto a mancare qualche mese fa. Per quanto riguarda la giustizia minorile, a un andamento difficoltoso dei giudizi civili segue un aumento dell'1% delle nuove iscrizioni, una diminuzione delle definizioni del meno 9% e un aumento dell'1% del numero dei procedimenti pendenti. Risultati invece positivi nella giustizia penale, dove le nuove iscrizioni sono diminuite del meno 2%. Dalle parole del presidente Schirò emerge comunque un quadro dell'andamento della giustizia nel distretto abruzzese variegato e distribuito sul territorio in modo irregolare. Punte di efficienza, di produttività, di validi progetti organizzativi si alternano a seconda dei casi a contesti di stanchezza e ripetitiva utilizzazione di prassi risalenti nel tempo quando le esigenze della giustizia erano ben diverse. Altra spina nel fianco, le carenze nelle piante organiche, il tasso di scopertura in Corte di Appello è del 18%. La sezione civile dispone di un organico di 9 magistrati, quella penale di 8 consiglieri, coperto attualmente solo per 7 unità. Tra le novità, l'avvio del processo civile telematico che sancisce l'obbligatorietà delle comunicazioni telematiche con scadenze diverse a seconda dei destinatari e l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali delle parti.
In conclusione, ha precisato il presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Stefano Schirò, cercheremo di contribuire ad assicurare al nostro Paese una giustizia efficace e tempestiva affinché l'operato della magistratura sia finalmente percepito come una preziosa risorsa per il complessivo benessere economico e sociale dell'Italia.